chi è che all'epoca, all'epoca considerate che si vendevano le macchine grosse se erano a gasolio, perché naturalmente consumavano molto meno, andavano anche meno, ma comunque avevano una fetta di mercato diversa. Oggi una macchina del genere, se fosse un turbo diesel, sarebbe praticamente invendibile. Allora, a parte il fatto che un turbo diesel di questi anni lo trovate sfondato di chilometri, andavano molto bene, ma non erano sicuramente macchine con queste prestazioni. Questa ha 230, non so neanche quanti cavalli ha, però ne ha tanti. Li trovate sfondati di chilometri. I turbo benzina riuscite a trovare una nicchia di mercato della persona anziana che l'ha usata poco. Questo è il caso. Questa è la classica persona che non guida più, di 80 e rotti anni, perché è del 39, quindi ne ha 85, è vivo, eh? Però la macchina ha 81.000 km, comprata nuova. Vieni dentro, Gab. Allora, si vede un pochettino che l'ha scelta una persona anziana, quindi diciamo cerchi da 16, interno in stoffaccia, il legno che sembra una barca, però uno che prende questa macchina qua, questa è tutta sostanza, perché tu la guardi, sembra un 1.600. Poi guardi il fondoscala, provi la macchina e ti specchio. Tu dimmi, vista dall'esterno, sì, è rifinita bene, è bella, però che cosa ti fa presupporre che sotto il cofano ci sia un 2005 turbo, 5 cilindri, 4 ruote motrici? Niente, zero. Questa è una macchina che ha tutta sostanza, tranne per la scritta posteriore. Che vi contraddistingue il motore e le quattro ruote motrici. Basta.